Buonasera a tutti, benvenuti al Food and Science Festival in versione delivery. Come forse sapete, il festival, Food and Science Festival di Mantova è arrivato quest'anno alla quarta edizione e la quarta edizione avrebbe dovuto svolgersi lo scorso fine settimana. Quindi questi saluti vi sarebbero arrivati in diretta dal meraviglioso teatro Bibiena di Mantova. Questo non è stato possibile per i motivi che tutti sappiamo, ma contiamo che sarà possibile il prossimo 2 ottobre, perché pensiamo di fare il festival allora, quindi dal 2 al 4 ottobre. Del resto il tema per quest'anno è metamorfosi e cambiamento, e noi una metamorfosi abbiamo dovuto metterla in atto, e la metamorfosi che vi proponiamo è una serie di appuntamenti online che iniziano questa sera e proseguono fino al debutto del festival vero e proprio, ogni settimana, ogni giovedì con una pausa poi ad agosto, alle 18:30, una serie di assaggi del festival in orario aperitivo, e qua mi immagino la faccia che può aver fatto almeno uno dei nostri ospiti che vedremo tra poco, una serie di appuntamenti che saranno con relatori del festival, che quindi poi contiamo di incontrare anche a Mantova dal vivo. E saranno anche appuntamenti con una sorta di il meglio di, con alcuni dei momenti salienti delle edizioni precedenti. Ma per il calendario completo rimando al sito del festival e ai canali social, quindi Facebook, YouTube, Instagram, Food and Science Festival. E invece per l'appuntamento di questa sera posso svelarvi immediatamente chi sono i nostri due ospiti. Li avete conosciuti dal vivo se avete partecipato alle scorse edizioni, li conoscete probabilmente già perché sono personaggi pubblici, e allora ho il piacere di salutare innanzitutto senza dubbio Marco Ferrari, giornalista scientifico che Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo in epoca giornalista aperitivo, scientifico quindi io ho l'aperitivo d'ordinanza. Benissimo, e tra poco arriverà, ci raggiungerà anche Roberta Villa, a sua volta giornalista scientifica. I due sono stati protagonisti della rassegna stampa della scorsa edizione del festival. Con loro avremmo voluto iniziare tutte le mattine il festival quest'anno, con loro contiamo di farlo appunto a ottobre, ma abbiamo pensato che questa serie di appuntamenti non poteva che iniziare così. Food and Science Festival, quindi delivery, vi consegniamo questi appuntamenti a casa. E a proposito di delivery, appunto, abbiamo pensato che potesse far piacere ai nostri ospiti avere un aperitivo in orario aperitivo, e quindi abbiamo fatto consegnare loro l'aperitivo, appunto. Ma allora io direi di dare subito la parola a Marco, che ci parlerà del mercato di One, se non sbaglio, e quindi di inaugurare così il festival. Signore e signori, Marco Ferrari. Grazie e grazie a tutti per avermi invitato in casa mia. Questo è l'aperitivo di cui parlava Alberto. Andiamo subito, intanto è arrivata Roberta. Anch'io. Perfetto. Ti sentiamo, ma non ti vediamo Salute. ancora. Non mi vedete? Sì, io ti vedo. Eccomi, Eccola. ciao. Buonasera Ciao a tutti. Roberta. Ciao. Ho Adesso ormai è ricevuto il iniziato Marco. Non sono sicuro di aver capito, anzi, sono sicuro di non aver capito. Ho ricevuto anch'io l'aperitivo. Molto bene, quindi puoi vedere. Grazie mille. Ma siamo già in diretta? Sì. Siamo già in diretta, sì, forse pensavi che fosse una prova, quindi non so se l'avevi previsto. E abbiamo deciso di iniziare con Marco aspettando che arrivassi tu, ma a questo punto potete palleggiarvi le notizie e i commenti come meglio credete. Allora, io sono alla terza diretta, quindi darei volentieri la parola un attimo a Marco per cominciare. O hai già cominciato? No. Dunque, molto molto in fretta. Diciamo che il fil rouge che accompagna tutta la mia parte della rassegna stampa, la mia parte minima della rassegna stampa, è quella della biodiversità, perché si è parlato molto spesso della biodiversità in maniera secondo me abbastanza scorretta. Però lasciamo perdere le polemiche, io non sono uso a fare polemica.
E andiamo subito a quello che è una notizia secondo me importante, cioè il fatto che il mercato di Wuhan, il famoso, mitico e ormai famigerato mercato di Wuhan, wet market, cioè il mercato dove gli animali venivano macellati e venduti, dovrebbe essere chiuso per almeno 5 anni. Le autorità di Wuhan sono tra le ultime, fra l'altro sono state tra le ultime in Cina a chiudere questo mercato, dice un corrispondente della BBC. Non soltanto il mercato in sé, ma anche la cattura, l'allevamento e quindi la vendita degli animali selvatici, che sono, ormai a detta di tutti abbastanza certamente, che sono la fonte del quello che adesso è conosciuto come la pandemia Covid-19. La chiusura del mercato è una delle ultime e probabilmente anche già un po' in ritardo iniziative che hanno preso i governanti cinesi per chiudere la diffusione di questa della pandemia, la pandemia di SARS-CoV-2, mi corregga Roberto se sbaglio, e che ha causato Covid-19. Questo mercato non è altro che un esempio però della distruzione costante e continua della biodiversità che sta avvenendo in tutti i paesi tropicali e non soltanto nei paesi tropicali, poi vedremo verso la fine se avremo tempo di parlare di un altro tipo di biodiversità. Che cosa dire di questi mercati? Quasi sicuramente sono state la fonte non soltanto di questa pandemia, ma anche di alcune delle precedenti epidemie, perché l'unione di animali selvatici, in particolare pipistrelli, che hanno caratteristiche molto, molto peculiari per quanto riguarda la loro lotta al virus, la loro sopportazione al virus, e altri animali, che in questo caso è probabilmente senza nessuna certezza, ma insomma probabilmente il pangolino, hanno causato il virus, nei virus una ricombinazione e quindi la possibilità per il virus stesso di entrare nel nostro corpo e attraverso mutazioni, poi questa storia delle mutazioni ne parlerà chi ne sa molto meglio di me, riuscire a essere infettiva e spesso letale, nella nostra specie. Dica Roberta. Marco, no, se posso interromperti, una cosa che ha molto colpito è il fatto che ci sia questa tradizione di mangiare anche i pipistrelli, no? In alcuni paesi, anche durante l'epidemia di Ebola in Africa occidentale, era emerso che nei piatti del luogo c'era questa bushmeat, questa carne del bosco, questa carne della foresta, tra cui c'erano anche i pipistrelli, questi animali selvatici, da cui comunque c'era il rischio poi di avvicinare agli uomini dei virus che altrimenti non raggiungeremmo. Però il pangolino è interessante perché noi prima di tutto non sapevamo che cos'era. Prima io avevo usato dire che era una specie di formichiere, giustamente Marco Ferrari mi aveva sbranato perché non è un formichiere, vero? No, assolutamente. Anzi, è totalmente lontano tassonomicamente dai formichieri, dagli edentata. Comunque. Ecco, però ha questa caratteristica di queste squame, si può dire? No, queste scaglie. Queste scaglie, che appunto piace molto anche alla medicina cinese, no? Quindi è un po' interessante questo cortocircuito tra la medicina naturale cinese, per cui comunque vengono continuamente cacciati, cercati e utilizzati questi animali, e invece spesso il naturale, pensiamo qualcosa appunto di vicino alla natura, di favorevole alla natura, invece in questo caso comporta poi un incontro che è uno scontro, un incontro che porta poi delle conseguenze, degli squilibri anche gravi come quello che stiamo vivendo. Sì, la storia del pangolino ancora una volta è esemplificativa. Cioè il pangolino è una delle tantissime specie che vengono utilizzate, ma non da moltissimo tempo. La medicina tradizionale cinese, poi Roberta ci spiegherà un po' com'è la storia dell'OMS che ha, tra virgolette, un po' sdoganato queste medicine tradizionali, ma insomma la medicina tradizionale cinese ha per la maggior parte dei tempi, probabilmente dei millenni, utilizzato prodotti vegetali, non prodotti animali. I prodotti animali sono una cosa relativamente recente, non dell'altro ieri ovviamente, ma hanno molto a che fare anche con l'aumento della ricchezza da parte dei cinesi, perché i cinesi, a parte le scaglie del pangolino,
Il pangolino viene utilizzato anche come fonte di cibo, fondamentalmente, ma non nelle povere mense del contadino cinese, eccetera, ma nei ristoranti dei ricchi, come viene utilizzata la carne di panda, di tigre, di orso, di leopardo, se volete vado avanti, di siamango, di tutte queste specie qua, che sono specie rare, e appunto per questo vengono utilizzate come fonte di cibo, non per moda, insomma, non tanto perché ci sia una gran necessità di mangiare. E quindi non è una tradizione? Non è una vera e propria tradizione, non è qualcosa che risale a millenni fa, anche perché il pangolino sta estinguendosi adesso. Se avessero cominciato millenni fa, almeno il pangolino asiatico, ci sono varie specie di pangolini, si sarebbe già estinto da mo'. Adesso il pangolino asiatico è sempre più raro e i mercanti cinesi si rivolgono al pangolino africano. È ovvio che millenni fa non si andava a mangiare il pangolino africano. Quindi è una questione, sto esagerando un po', ma è una questione quasi di moda, insomma, castoro del pangolino. Il pipistrello è un po' diverso. Allora, raccontaci la particolarità per cui il pipistrello spesso alberga questi virus ed è la fonte di questi virus. Questa è un'altra storia che è molto molto bella dal punto di vista, io di quando ero molto piccolo ero zoologo, adesso sono purtroppo dovuto fare giornalista per pagarmi le bollette, ma questa è un'altra storia. I pipistrelli sono delle bestie molto strane, perché sono molto piccoli, la maggior parte sono molto piccoli, a parte quelli che si chiamano volpi volanti, che sono grossi come dei gatti fondamentalmente, e pur essendo molto piccoli vivono molto a lungo, fino a 30-40 anni, vivono per ragioni molto complicate che adesso non stiamo qua a dire, in gruppo, in grotte spesso, in rifugi, sotto le cortecce degli alberi, sotto le foglie, insomma in grotte, e quindi è molto facile per loro passarsi i virus. Se si passano i virus, hanno dovuto arrivare a una convivenza tra i virus stessi e il loro sistema immunitario, che ha fatto sì che siano praticamente dei serbatoi, specialmente di coronavirus, e non soltanto, ma insomma, specialmente di coronavirus. Quindi funzionano da serbatoi perché continuano a passarseli, continuando a passarsi a livello di sistema immunitario molto robusto, c'è una specie di lotta tra il sistema immunitario dei pipistrelli e quello dei virus, è una specie di lotta di corsa agli armamenti, quindi i virus dei pipistrelli sono particolarmente selezionati, la selezione naturale ha funzionato molto bene. Quando riescono a ricombinarsi tecnicamente con altri virus, sono molto, molto potenti, ecco, sto utilizzando parole non particolarmente tecniche, ma per farmi capire, insomma. Cioè, questa storia dei pipistrelli e dei virus è estremamente interessante e deve farci capire, fra l'altro i pipistrelli sono un terzo delle specie di mammiferi, ci sono milioni di pipistrelli di individui, ma un terzo delle specie di mammiferi, circa, se non mi sbaglio, 2.500-3.000, forse sbaglio l'ordine di grandezza, sono pipistrelli. Molti altri sono roditori, ancora bestie piccole, eccetera, eccetera, e quindi diciamo che mangiare pipistrelli è il modo migliore per prendersi il coronavirus, sicuro. E anche altre brutte bestie, come si dice. Senti, ma a proposito di carne, poi nel racconto, nella vicenda, nella storia con cui questo virus SARS-CoV-2 è girato poi per il mondo, il tema della carne torna, è tornato in Europa, è tornato negli Stati Uniti, perché abbiamo visto diversi focolai di infezione all'interno dei mattatoi e anche questo ha creato dei dibattiti. In realtà in questo caso la colpa non è della carne, la colpa non è tanto dell'abitudine nostra di mangiare carne, ma del fatto che in questi luoghi, nei mattatoi, gli operai lavorano molto a stretto contatto in catene di montaggio molto vicini tra di loro, con dei passaggi molto rapidi che gli impediscono anche di prendersi delle pause, per cui molto banalmente, se loro devono ogni secondo spostare, adesso sto dicendo, l'animale, il pezzo di carne che arriva, hanno il colpo di tosse o hanno lo starnuto, hanno anche la difficoltà di fermarsi un attimo, soffiarsi il naso, lavarsi le mani. Quindi questa è una delle ragioni. L'altra ragione fondamentale è che in questi mattatoi sono ambienti molto rumorosi
e quindi gli operai parlano tra di loro a voce molto alta. Il parlare a voce molto alta è un fattore che facilita tantissimo l'emissione di quelle famose goccioline in cui il virus è contenuto, ed è una ragione per cui altri focolai di infezione, oltre che nei mattatoi, sono verificati nei cori. A me piace tantissimo perché io sono un amante del coro, e però sicuramente in questo momento il coro è una delle situazioni più a rischio, perché appunto ci sono tante persone vicine che cantando, così come una persona che alza la voce, emettono più facilmente le goccioline e quindi più facilmente è possibile la trasmissione di questo virus. E queste sono notizie di questi giorni, appunto, che riguardano questi focolai che si sono verificati in questi luoghi. Sì, io faccio ancora un collegamento con la carne, forse un po' indiretto, però mi piacciono questi salti, non vorrei che i gentili ascoltatori, come si suol dire, fossero troppo sconcertati, ma questi salti sono interessanti secondo me. Cioè, perché la carne causa poi alla fine la contaminazione? Perché la carne, specialmente quella a basso costo, quella con cui ci facciamo gli hamburger, eccetera, eccetera, deriva da paesi tropicali. Nei paesi tropicali la carne viene allevata soltanto tropicali, sì. La carne degli hamburger? Anche la carne degli hamburger, assolutamente. Argentina, Brasile, eccetera, eccetera. La bresaola viene fatta con mucche argentine. Vabbè, però l'Argentina e il Brasile non, è un paese, non sono paesi tropicali. Beh, il Brasile è un po' tropicale, sì. Sì, sì. Okay. In ogni caso, l'Argentina del nord, diciamo dalle parti di Iguazú, eccetera, è un paese, diciamo, semitropicale. Da dove deriva questa carne, specialmente quella brasiliana o quella del sud-est asiatico o quella dell'Africa? Deriva da foreste abbattute, e nelle foreste abbattute ancora una volta ci sono un sacco di specie animali che noi non conosciamo ancora. Noi parliamo direttamente dei pipistrelli, però ci sono anche tantissime altre specie animali che non conosciamo ancora, che potrebbero essere ricettori dei virus, ma non soltanto i pipistrelli, ma anche animali, specie che non sono... che non sono animali, batteri, funghi, eccetera, eccetera, protozoi, chiamiamoli come vogliamo, che abitano in paesi ad altissima biodiversità, perché i paesi tropicali ovviamente sono ad altissima biodiversità, potrebbero essere, oltre che da una parte, fonte di prodotti a noi, per noi interessanti, antibiotici, antimicotici, eccetera, eccetera, oppure frutta, o tutto quello che volete, dall'altra parte invece sono... Se andiamo poi a abbattere gli alberi, sono fonte, gli alberi e le foreste in generale, sono fonti di animali che sono spesso ospiti da lungo tempo, e quindi diciamo in simbiosi nel senso di vita insieme, di virus che noi non conosciamo e che non conosceremo mai finché non ci saltano addosso. Questo, continuiamo a parlare dell'allevamento in senso negativo, ma non dimentichiamoci che cos'è stata la filiera alimentare durante il lockdown, perché obiettivamente quando ci sono state le prime chiusure, io sto a Milano come Marco, quella sensazione che abbiamo avuto di essere, oddio, adesso avevamo preso in giro quelli che facevano la spesa, che facevano le cose al supermercato, ma se adesso noi non troveremo da mangiare, non troviamo le cose, ecco, tutto il lavoro di tante persone che hanno continuamente prodotto quello che ci serviva e hanno anche affrontato dei rischi in questo e hanno comunque mantenuto anche da zone molto colpite dall'epidemia, hanno mantenuto, diciamo, ci hanno permesso di sopravvivere, di pensare soltanto a fare il pane, no? O le pizze in casa o le torte in casa. E quindi, diciamo, questo lo dobbiamo ricordare in senso positivo, ecco, non sottolineiamo solo gli aspetti negativi della filiera alimentare, perché anzi ha contribuito tantissimo, direi, a permettere a tutti di tenere duro in questo periodo. Esattamente, in effetti io non andavo a fare la spesa perché mio figlio mi ha chiuso in casa, ha cambiato la serratura, non voleva che uscissi. Mi stupiva molto che lui potesse uscire e tornare indietro con la roba normale da mangiare, e dicevo, prima o poi tutta la filiera potrebbe chiudersi. Invece pensare a quelli che ci sono stati dietro i veri
quelli che vengono definiti eroi, anche se mi sembra veramente una bassa retorica, non mi piace, cioè gli operatori della salute, tutti quelli che sono riusciti a mantenere in piedi una filiera alimentare che ci ha permesso di mangiare normalmente, perché mangiare tutto il giorno pizza e pane probabilmente non sarebbe stato il massimo della dieta, e io mi sono veramente stupito che queste cose potessero andare avanti, siano andate avanti fino a questo punto. Mi aspetto, se devo essere sincero, io sono sempre piuttosto pessimista, forse chi mi conosce lo sa, mi aspetto che prima o poi qualcosa si incetti, perché non è possibile che tutto vada in maniera così, così liscia, e mi sto, diciamo, preparando anche a qualche mancanza, però finora devo dire che non abbiamo avuto nessun tipo di problema da questo punto di vista. Noi abbiamo fatto questa caccia al lievito, in altri paesi hanno fatto altri tipi di caccia alimentari per garantirsi, se vogliamo, la sussistenza, no? Cioè, forse in un momento di crisi l'italiano si è preoccupato di avere il pane, no? È interessante la differenza culturale, perché magari in altri paesi, negli Stati Uniti, c'è stata la caccia ai pulcini, pensate. Probabilmente ai pulcini, sì, perché probabilmente con i pulcini, con le persone sapevano di potersi garantire le uova, poi quando sono diventati polli, e le galline, io immagino per questo, non so altrimenti immaginare perché cercassero i pulcini, forse per avere, noi ci preoccupavamo dei carboidrati, loro delle proteine, non lo so, hai altre spiegazioni? No, sto pensando, no, non ho assolutamente spiegazione, perché da comprare un pulcino, farne uscire una gallina che fa le uova, qualche tempo passa. Tempo, non solo, ma se compri un pulcino che non è sessato, come si dice tecnicamente, dagli esperti giapponesi o cinesi, hai la possibilità di trovarti un gallo, e quindi il gallo di uova ne fa poche. Quindi mi sembra una cosa persino più peculiare di quanto non fossimo noi con lievito, ecco. A parte allora forse avrà avuto un ruolo consolatorio di pet, di animale di compagnia, di coccola. Io ho pensato che avesse uno scopo alimentare questa cosa, magari mi sbaglio. Cioè, gli americani sono così cattivi che mangiano i pulcini direttamente. No, che si facevano compagnia, se lo coccolavano, no? D'altra parte abbiamo avuto tutti in questo periodo un po' di bisogno di conforto, no? Il comfort food è stato fondamentale. Lo so che tu sei dimagrito e lo fai notare a tutti, ma sei tra i pochi, io invece sono tra i tanti che sono ingrassata e che sono sopravvissuta grazie ad aperitivi sul balcone, di cui oggi abbiamo anche. Ecco, bravo, e anche a tanti troppi dolci, insomma. Ci promettevi qualche altra notizia sulla biodiversità? Dunque, ci sono un paio di notizie interessanti che vengono dalla Commissione europea, sono delle proposte, che ovviamente non sono né leggi né altro, sono delle proposte, cioè quelle della, si chiamano strategia per la biodiversità. Perché questa strategia della biodiversità ha tutto alle spalle tutta una serie di proposte e di numeri che fanno sì che si cominci a parlare seriamente di queste cose. Devo dire che negli anni scorsi io seguo questo tema ormai da un certo numero di decenni, mettiamola così, per lavoro e anche per passione. Devo dire che di strategie per la biodiversità ce ne sono ormai dagli anni 80, 90, diciamo. Da quando è uscito questo libro che si chiama The Diversity of Life, adesso non lo vedete, ma insomma è un libro degli anni 80 di Edward Wilson, molto interessante. Questa strategia della biodiversità è un tentativo di arrivare alla protezione di almeno il 30% del territorio europeo, protezione come parchi nazionali, parchi naturali, eccetera, eccetera, e almeno il 30% dei mari europei. Proteggendo tutte le foreste europee, almeno no, non è vero, non tutte, le foreste diciamo antiche, tutte le foreste antiche europee e tutte le foreste strutturate, in modo da poter avere delle foreste che hanno quelli che si chiamano i servizi degli ecosistemi, tutti i servizi degli ecosistemi, non soltanto la protezione del suolo, cose di questo genere. Alle spalle di questo ci sono dei tentativi di calcolare quanto ci costa la distruzione della biodiversità e da quanto potremmo guadagnarci
dalla protezione stessa della biodiversità. I numeri sono estremamente ballerini, però pur essendo ballerini sono estremamente elevati, sono migliaia di miliardi di euro che la biodiversità ci fa entrare nel nostro bilancio, nel bilancio di ogni paese, ma che noi non contiamo. Non contiamo perché lo diamo per scontato. Diamo per scontato che le foreste proteggano l'atmosfera, che le foreste assorbano la CO2 come assorbono gli oceani, che le praterie o le paludi, ad esempio, le tante odiate paludi, siano dei grandissimi assorbitori di CO2 ancora e contrastino l'effetto serra. Tutte queste cose sono state per scontate e non entrano nei bilanci dei paesi. Quando si comincia a far entrare questo tipo di ragionamenti nei bilanci dei paesi, alla fine si viene a capire che se noi togliamo dal bilancio di un paese, dal prodotto nazionale, lo chiamate come volete, dal PIL di un paese, i servizi degli ecosistemi, siamo in gravissimo ritardo e siamo in gravissimo debito. Siamo in debito con la natura, per usare una metafora da letterato quale io non sono. Quindi diciamo che le tentativi ci sono. Come hanno detto in molti, e come ha detto molte volte e molto bene anche Roberta Villa in tante sue dirette, tante sue interventi che io seguo con passione, questo virus potrebbe servire a farci capire qualcosa, dalla protezione della biodiversità alla, dico una stupidaggine, come si costruiscono gli uffici. Gli uffici sono il peggio del peggio per quanto riguarda, sono dei veri incubatori di virus e di possibilità di contagio, specialmente quelli adesso, gli open space, i tanto odiati open space, eccetera, eccetera. Mi corregga se sbaglio, ma perché sarà ma perché io... Ampliati, quindi sono assolutamente in linea. Ok. Io vi interrompo solo un momento per dirvi che a proposito di foreste e di strategia europea per la protezione della biodiversità, in uno dei prossimi delivery, dei prossimi appuntamenti, avremo Giorgio Vacchiano, ricercatore all'Università Statale di Milano, che affronterà proprio questi temi. Grazie. Quindi ho anticipato Vacchiano. Ecco. No, ma andiamo avanti a parlare di pandemia e ambiente, perché ci sono degli aspetti che anche a me interessano molto riguardo a questa crisi, a questo tsunami, come viene chiamato, e la pandemia e la crisi climatica, perché per esempio molti pensano che l'interruzione di tante attività abbia dato una boccata d'ossigeno al pianeta, e so che sei d'accordo. No, l'ossigeno rimane quello che è. La percentuale rimane quella, c'è tanto azoto, un po' di ossigeno, tutto il resto sono gas in tracce. Ha soltanto abbassato un po', non tantissimo, gli ossidi di azoto in atmosfera, PM2,5, anche le particelle che ci causano così tanti problemi. Ha soltanto abbassato un po', ma questa mattina sono uscito, mi hanno liberato dalla prigionia, dall'eremitaggio, sono uscito in macchina e ho fatto quella che si chiama la tangenziale di Milano, cioè per i romani il grande raccordo anulare, quello che per noi è la tangenziale, per loro il grande raccordo anulare. Ho fatto la tangenziale esattamente identico a prima della Covid, esattamente identico. Quindi il traffico secondo me ricomincia da capo, nel giro di qualche giorno, forse qualche settimana, riavremo lo stesso buco nero di ossidi d'azoto prodotto dal traffico. Può peggiorare perché la raccomandazione di non usare i mezzi pubblici e diciamo la maggior tranquillità che comporta andare con la propria auto rischia di peggiorare questa situazione. Esattamente, questa è un'osservazione giustissima. Molti dicono, ho provato ad andare a vedere a Milano, alcuni mi hanno mandato dei filmati, i mezzi pubblici sono una specie di mosaico, puoi metterti qui, poi qui, poi lì. Si può pensare di andare in metropolitana soltanto in un numero limitato, eccetera, eccetera. Ma se i mezzi pubblici non aumentano e non aumentano la possibilità di andare dai paesi dell'Interland a Milano o dai paesi dell'Interland a Roma, a Torino, dove volete, è ovvio che la gente prenderà la macchina perché vedrà i mezzi pubblici come ancora una volta come dei serbatoi di pericolo. Per quanto riguarda invece la CO2, faccio un piccolo cenno.
c'è stata una diminuzione minuscolissima della CO2, perché se la percentuale è del 20% di diminuzione, questo 20% rispetto a tutto quello che abbiamo buttato in atmosfera ormai da secoli, è una percentuale bassissima, infinitesima, che ricomincerà adesso con il prosieguo delle attività economiche. Quindi non vedo... Scusami, ma neanche tutto il blocco degli aerei ha fatto qualcosa? Il blocco degli aerei ha fatto molto poco, perché in generale l'aviazione ha un impatto sulla produzione di CO2 del 6-7%, forse 8-9%, insomma, questo è l'ordine di grandezza. Non tutti gli aerei sono fermati, soltanto gli aerei passeggeri. Faccio notare che la mail da giornalista che ho ancora io è adesso investita delle offerte delle varie compagnie aeree che dicono vai in Nuova Zelanda per 49 euro. E stavo pensandoci comunque, vai, lasciamo perdere. Quindi la percentuale di diminuzione della CO2 da parte del traffico aereo è molto bassa, molto molto bassa. E in ogni caso, forse non tutti sanno che, come dice la settimana enigmistica, la maggior parte della percentuale della CO2 viene dalla produzione di energia. E l'energia abbiamo continuato a usarlo, non c'è niente da fare. I computer vanno a energia elettrica, non vanno a manovella. Quindi tutte le conferenze fatte con Microsoft Teams, con Zoom, eccetera, eccetera, sono state alimentate da energia elettrica. Quindi quella produce CO2 tanto quanto prima, non c'è quasi differenza da questo punto di vista. E però c'è un altro aspetto che a me interessa molto, anche in termini di comunicazione, se vogliamo, che permette di collegare questa pandemia con la crisi ambientale, e che credo sia l'aspetto più importante, la lezione più importante che possiamo trarre. Spesso si è detto che questa pandemia è arrivata come in attesa, che non eravamo preparati, e questo però gli scienziati in realtà, così come le istituzioni sanitarie, da decenni dicevano: guardate che la pandemia deve arrivare. Poi ci si aspettava quella influenzale, che non è detto che non arrivi peraltro, ed è arrivato il coronavirus, ma che arrivasse una pandemia era assolutamente previsto, si diceva arriverà, si sa che arriverà, non si sa quando. E questo non può non far pensare a tutti gli avvisi e agli allarmi lanciati dagli scienziati sulla crisi ambientale. Quindi noi parliamo di tsunami parlando della pandemia, ma quando gli tsunami veri, adesso non so se si manifesteranno in questo modo, ma comunque gli eventi estremi climatici che già abbiamo cominciato a vedere con maggior frequenza si associeranno alle siccità, alle carestie, a tanti eventi dovuti ai cambiamenti climatici, anche lì non potremo dire non ce l'aspettavamo. No, assolutamente. Per fare un piccolo cenno autobiografico, quando è uscito il famosissimo libro che si chiamava Spillover di David Pamman, eccetera, eccetera, che è uscito verso il 2010, io sono riuscito a intervistarlo e ho messo un pezzo di intervista in un articolo che ho scritto per la rivista all'interno della redazione, della quale redazione lavoravo, cioè Focus. Sono riuscito a intervistarlo e lui mi ha detto esattamente queste cose, cioè accadrà in un mercato probabilmente cinese in cui si mettono insieme animali selvatici e animali domestici. Cioè sembrava Cassandra. Faccio notare che Cassandra aveva sempre ragione, nessuno l'ascoltava, ma aveva sempre ragione. Quindi, a parte questa nota... Beh, ma a parte Quammen, se guardi il film Contagion, che è stato fatto dopo la pandemia del 2009, proprio per spiegare alle persone cosa sarebbe accaduto di nuovo, era uguale. Ma l'Ebola, SARS, Marburg, MERS, eccetera, eccetera, non sono diventate pandemie per caratteristiche particolari di virus. Ebola non è diventata pandemia perché il virus era troppo potente, cioè ammazzava troppo in fretta. Fosse stato un virus che ammazzava meno velocemente, probabilmente sarebbe diffuso un pochettino di più. Anche le modalità di trasmissione non aiutano. Sono diverse, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece il secondo punto, quello della crisi ambientale, è assolutamente vero che questa cosa si sta dicendo ormai dagli anni 70. Dagli anni 70, con sempre maggior certezza, perché è ovvio che man mano che vanno avanti le ricerche,
si ha sempre una maggior certezza. All'inizio, uno dei primissimi report dell'IPCC, che è degli anni 90, diceva sì, lo sappiamo, siamo abbastanza certi. Poi si è andati da abbastanza certi, a molto certi, a quasi assolutamente certi. Quindi da qui a lì la certezza scientifica, che non è mai assoluta ovviamente, come sanno tutti, è andata aumentando. Quando queste cose accadranno, non si potrà dire che non, e stanno già accadendo ovviamente, lo si sa, non si potrà dire che non lo sapevamo. Il problema grosso, e lo sanno gli esperti di comunicazione molto meglio di me, lo sa Roberta, lo sanno tanti altri, è che questo qui è quello che viene definito un meta-oggetto, un qualcosa che noi non siamo in grado di afferrare con il nostro cervellino minuscolo, evoluto circa 300.000 anni fa, 250.000 anni fa, e mai più cambiato da allora, il funzionamento è quasi uguale. Col nostro cervellino minuscolo non siamo in grado di afferrare un oggetto così, un oggetto nel senso di un ente, un qualcosa di così complicato, di così complesso e con così tante faccettature. Se facciamo una puntura su un pallone scoppia, ma se pungiamo il pianeta Terra, può darsi che scoppi dall'altra parte, come la famosa metafora della farfalla che batte le ali, eccetera, eccetera. Ci troveremo in questa situazione, sicuramente ci troveremo in questa situazione. Forse un'altra differenza è anche, usando l'altra metafora famosa, della rana che bolle, nel senso che la pandemia, ci siamo trovati con migliaia di morti nel giro di pochi giorni, era diciamo evidente davanti agli occhi di tutti che le persone morivano in casa in queste condizioni. Invece i cambiamenti climatici avvengono in maniera continuativa, discontinua, non continuativa, gli effetti visibili sono discontinui, si calcolano in termini di probabilità, se non sbaglio, soprattutto di aumento della probabilità di certi eventi. Non abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, o comunque non abbiamo un giorno in cui vediamo oggi è arrivato il cambiamento climatico, cioè pian piano lo vediamo arrivare pian piano e ne vediamo le conseguenze pian piano, è così? Sì, assolutamente, anzi vorrei che tu mi confortassi in quello che sto dicendo. Il famoso movimento Novax, secondo alcuni, ha avuto una grossa spinta, al di là del credere a ciarlatani o gente che beve da sopra tipo, comunque lasciamo perdere, ha avuto una grossa spinta anche dal fatto che nessuno di questi qua, di questi signori Novax, ha davanti agli occhi, non tanto gli iniziatori che probabilmente lo sanno, ma chi ha seguito, ha avuto davanti agli occhi le conseguenze delle malattie causate da virus, da batteri degli anni 50 e 60. Io avevo un'amica che era poliomielitica, quindi me la ricordo, ma io sono anziano da certi punti di vista. Chi non ha la mia età e chi ha meno della mia età non ha avuto davanti tutti questi effetti qua, quindi se non ha davanti quella che è la realtà tende sempre a non crederla, cioè ci vuole qualcosa in faccia. Mi corregga se sbaglio, ma è un'analisi un po' grossolana per me. No, è una cosa che dicono molti, che ha una sua parte di verità, cioè che le vaccinazioni sono vittime del loro successo, siccome hanno funzionato non vediamo più quelle malattie, quindi non siamo più preoccupati per quelle malattie. Però è vero fino a un certo punto, perché in realtà i movimenti contro le vaccinazioni ci sono da che esistono le vaccinazioni, e sono particolarmente violenti anche nelle parti del mondo in cui alcune di queste malattie ci sono ancora, penso alla Nigeria, penso all'Afghanistan o al Pakistan, dove non si riesce a eradicare la polio proprio per dei movimenti che hanno delle motivazioni diverse dalle nostre, ma che sono molto forti, quindi poi subentrano altri fattori, però certamente questo è uno dei fattori, soprattutto nella nostra cultura. Se posso fare, vi interrompo di nuovo, sentivo che Marco voleva tornare alla pandemia ed era quello che volevo fare anch'io, perché è arrivata una, tra le altre, una domanda del pubblico. Prima avete parlato di previsioni e di comunicazioni, di comunicazione. E allora la domanda è questa: all'inizio della pandemia si diceva che forse il caldo e l'arrivo dell'estate avrebbero rallentato la diffusione del virus, invece adesso l'epicentro sembra essersi spostato in America Latina. Come mai?
Allora, un po' perché in America Latina, come dicevamo prima, sì, ci sono le zone subtropicali, ma ci sono anche delle zone dove sta arrivando l'inverno, quindi in parte per questo. In parte, arrivato in America Latina, ci sono anche delle zone di grandissimi assembramenti in condizioni igieniche particolari, quindi anche questo favorisce. Il discorso del clima riguarda soprattutto il fatto che in parte che durante l'estate si sta più all'aria aperta e quindi in termini di virus respiratori si hanno meno occasione di stare in ambienti chiusi e affollati dove si può contrarre il virus. E poi anche per questo virus è stata dimostrata la possibilità che i raggi ultravioletti in qualche modo un po' lo neutralizzino. E come tutti i virus trasmessi con le goccioline, in un ambiente caldo e secco queste goccioline evaporano più facilmente, quindi è più difficile il contagio, però per cui poi bisogna distinguere, ci sono dei paesi caldi dove il virus galoppa ugualmente, magari anche, sono anche paesi caldo umidi, non è una cosa così matematica, diciamo sono discorsi che si fanno per i virus respiratori in generale, ma poi ognuno fa un po' per conto suo. Chiarissimo, io a questo punto non posso intervenire ovviamente perché non è mia abitudine parlare di cose di cui non so niente, di queste cose qua non so assolutamente niente, però mi piacerebbe sapere a questo punto da Roberta come hanno fatto gli esperti di comunicazione, e lei credo che sia la almeno tra quelli che conosco è sicuramente la più la migliore, posso dirlo, non ti offendo. Dai. Come hanno fatto? Allora sappiate che Ferrari è sempre molto galante con me, mi riempie sempre di complimenti, non so mai fino a che punto mi prende in giro, fino a che punto parla sul serio, comunque grazie, prendo e porto a casa. Come hanno fatto gli esperti di comunicazione, torno serio una volta tanto, gli esperti di comunicazione a palleggiarsi tutte queste decine e decine di notizie diverse? A un certo punto ho visto che qualcuno ha detto, vabbè, fatti Bobis, non ce la faccio più, non riesco più a… Cioè ci vuole una pazienza di Giobbe e ci vuole soprattutto una preparazione stratosferica. Come avete fatto fondamentalmente? Allora, io ero avvantaggiata e la ragione per cui poi mi sono buttata su questa cosa è perché appunto, come dicevo prima, ero avvantaggiata, no, forse lo dicevo in un'altra diretta, da anni in cui mi sono occupata di emergenze pandemiche, emergenze epidemiche in due progetti europei su questi temi, quindi tutto questo tutti i discorsi legati, ero tra quelli che l'aspettavano la pandemia, che sapevano che sarebbe arrivata e quindi tanti aspetti sapevo che si sarebbero presentati e mi interessava seguirla. C'è stata sicuramente questa che è stata chiamata infodemia, questa valanga di notizie continuamente, che è stata anche, se vogliamo, un aspetto scientifico interessante, è stata anche favorita dal fatto che in questa pandemia per la prima volta c'è stata questa esplosione di preprint. Cosa vuol dire? Lo diciamo per il pubblico. Vuol dire che per la prima volta c'è stato un fenomeno di massa per cui tutti i ricercatori, man mano che avevano dei risultati, li mettevano online a disposizione di tutti prima di passare quel filtro che si chiama di peer review, cioè di controllo da parte di altri ricercatori. Questo da un lato ha avuto il grande merito di favorire la circolazione delle conoscenze e di accelerare lo sviluppo e l'avanzamento delle conoscenze, dall'altro questi dati messi online in questa maniera erano sicuramente meno attendibili e soprattutto per il grande pubblico e per i giornalisti generalisti che attingevano alle notizie che uscivano, significava ogni giorno avere delle notizie diverse, spesso contrastanti tra di loro, senza riuscire a orientarsi in questo. Ovviamente noi, essendo giornalisti scientifici, siamo più abituati a capire la differenza tra l'aneddoto di un pullman in cui c'era un paziente o un trial su 20.000 persone, e quindi io ho cercato sui canali social, dove sostanzialmente ho comunicato, di spiegare alle persone queste differenze. Però tante volte ho avuto anche quello scoraggiamento di cui parlavi, perché avrei voluto raccontare tante cose interessanti e invece mi trovavo costretta a dover smentire le bufale, le storie, tutti i messaggini che arrivavano su WhatsApp continuamente,
e quindi un po' di scoraggiamento per il fatto che l'agenda venisse dettata dalla disinformazione l'ho vissuta anch'io. Io vorrei sollevare un po' il morale con una delle dei pezzetti più belli di un libro molto bello, uno dei più grandi libri della letteratura internazionale degli ultimi 20 secoli, che è Alice attraverso lo specchio. In Alice attraverso lo specchio la regina rossa dice ad Alice: vieni con me, dobbiamo andare da un'altra parte. E si mettono a correre molto rapidamente, ma Alice si rende conto che rimangono fermi nello stesso posto, non si muovono. La regina rossa spiega che le cose nel paese attraverso lo specchio sono esattamente il contrario di quello del paese normale, e per rimanere nello stesso posto bisogna correre il più velocemente possibile. A me ha dato l'impressione, a parte il fatto che questa metafora viene utilizzata dagli evoluzionisti e quindi mi è particolarmente cara, a me ha dato l'impressione che molti esperti di comunicazione stessero facendo quella che si chiama la corsa della regina rossa, cioè inseguivano continuamente tutte queste bufale stratosferiche, a volte così assurde, tipo quella della candeggina da bere o roba di questo genere, proveniente non è niente proprio di meno che dal nuovo più potente del mondo, per rimanere nello stesso posto, per non proseguire nell'opera di informazione. Magari sono particolarmente legato ad Alice, quindi queste cose qua mi piacciono, però mi è sembrata una cosa particolarmente frustrante dal vostro punto di vista. Sì, da questo punto di vista sicuramente sì, però io devo dire che, guarda, alla fine ho avuto dei momenti di grande stanchezza. Adesso devo dire che sono veramente contenta, soprattutto per le cose che mi scrivono, guarda, soprattutto su Instagram, ho proprio l'impressione di come tante persone abbiano, attraverso questa esperienza, attraverso questa situazione, anche capito, no? Dei concetti, capito che per esempio la scienza procede a piccoli passi. Io vi dico sempre, guardate che uno studio non fa una conoscenza, non fa una certezza. Quando leggete lo dice la scienza, perché è uscito uno studio, non è che la scienza lo dice sulla base di uno studio, la scienza è fatta di tanti pezzettini. E così a me dà molta soddisfazione vedere come le persone, certi concetti di base, attraverso questa esperienza li stiano recependo. Credo che questo poi possa essere utile al di là della singola. Una volta uno ha scritto, altre persone anche in televisione magari rispondono a delle domande specifiche, no? Per cui noi vogliamo sapere una cosa, chiediamo al professore e ci dà la risposta. Tu invece ci aiuti a capire come ragionare sulle cose che sentiamo. E questo secondo me è stato il complimento più bello che ho ricevuto in questa quarantena, proprio perché credo che il nostro lavoro, se riusciamo a ottenere questo, cioè di aiutare le persone ad approcciarsi in maniera più critica alle notizie che leggono, che sentono al telegiornale, ad avere degli strumenti per interpretarle, credo che facciamo un gran lavoro. Ecco, ma Roberta. Sì. Roberta, a questo proposito, il lavoro nella task force, nel gruppo governativo che serviva per contrastare la diffusione di fake news, sta proseguendo come sta proseguendo? Allora, la prima fase del lavoro, perché noi in realtà abbiamo l'incarico per un anno, si è conclusa. Proprio ieri abbiamo avuto la riunione col sottosegretario Martella, che ha preso atto del materiale, del documento che abbiamo scritto e delle proposte che abbiamo fatto. Non posso ancora parlarne perché deve pubblicarlo, però posso anticipare che era molto contento del nostro lavoro, e quello che mi sento di anticipare, si parla di giorni ormai per pubblicarlo, è che proprio il nostro sforzo è stato in questo senso, cioè di aiutare le persone ad avere uno sguardo più critico sulla realtà, sulle notizie, e a facilitare il loro accesso all'informazione, quindi un approccio di empowerment del cittadino e non di censura. E quello che mi ha molto colpito è che in questo gruppo di esperti, in cui c'erano persone di diversa estrazione, perché c'ero io, c'era Fabiana Zollo, che come sapete è una docente dell'Università Ca' Foscari che studia proprio la dinamica della disinformazione sul web, c'era la professoressa Verdoliva che si occupa sempre di strumenti tecnologici, informatici come i deepfake,
ma c'erano anche dei debunker, degli altri giornalisti, c'era un avvocato esperto di diritto dell'informazione. Ecco, devo dire che siamo stati subito unanimi nell'interpretare in questo modo la nostra missione, e non come si poteva pensare dal titolo dell'unità, quando abbiamo letto unità di monitoraggio delle fake news sul web, che giustamente ha fatto a tutti pensare: ma questi vogliono andare a fare la censura delle notizie. Ecco, non è mai stato pensato che si potesse fare una roba del genere. Allora ne approfitto perché c'è una domanda anche per Marco Ferrari, e in particolare per la sua maglietta, che potrebbe far pensare che dimostra la coesistenza di uomini e dinosauri, ma Albano, sappiamo lo dice che... Albano. E Albano dice che, come abbiamo sconfitto i dinosauri, sconfiggeremo anche il virus. Allora io chiedo a Marco Ferrari di commentare questa affermazione, dicendoci se è d'accordo. Ci aspettiamo quale potrebbe essere la sua risposta sulla prima parte dell'affermazione, ma siamo curiosi di sapere invece cosa ne pensa anche della seconda, cioè sconfiggeremo il virus, che è la parte che ci interessa probabilmente di più. Marco Ferrari. Dunque, la prima parte dell'affermazione, cioè il fatto che noi abbiamo sconfitto i dinosauri, non è vera. Non è vera perché i dinosauri sono ancora tra noi. Nel mio balcone ogni tanto io metto dei semi, così, perché sono i semi che metto di solito nel pane, perché io faccio il pane, semi metto sul balcone e atterrano due o tre dinosauri ogni tanto per mangiare un pochettino di questi semi, perché sorprendo un po' tutti, ma i dinosauri non sono estinti, ci sono circa 9.500, quasi 10.000 specie di dinosauri che volano nei nostri cieli, perché gli uccelli sono i diretti discendenti, anzi secondo alcuni sono ancora completamente dinosauri. Quelli che sono estinti sono questi, questo qua, oppure questo qua, adesso non so se si vede, ecco, il mio regi microfono ad esempio si è estinto, poverino, è un tirannosauro. La seconda parte dell'affermazione di Albano, di cui arrivassimo noi, giusto? Come? Si sono estinti prima che arrivassimo noi, giusto? Ah, beh, sono estinti circa 65 milioni 700 mila anni prima che arrivassimo noi, quindi sì, qualche milionata di anni prima, quelli lì, poi ce ne sono quegli altri. Quindi anche se il Ferrari dice di essere anziano, non c'era ancora, insomma. No, non così, non così. La seconda parte delle informazioni, sconfiggeremo il virus come abbiamo sconfitto con i dinosauri, mi piacerebbe però cercare di intervistare Albano e chiedergli come abbiamo sconfitto i dinosauri, cioè con che mezzi. Secondo lui, io non ho ancora capito con che mezzi, ho letto da qualche parte che lui pensa che abbiamo sconfitto i dinosauri con le clave o cose di questo genere, con strumenti primitivi, clave, asce di selce, eccetera, eccetera. Propongo di utilizzare gli strumenti proposti da Albano per sconfiggere i dinosauri anche per il virus, non saranno molto diversi e non avranno un'efficacia molto differente della idrossiclorochina, della candeggina bevuta e di tutti gli altri strumenti che l'uomo più potente della Terra ha proposto qualche tempo fa. Direi che si può finire così. Ma o forse si può finire chiedendo a Roberta Villa, che dei due è quella ottimista, o almeno che rassicura, che cosa ne pensa lei sul fatto che sconfiggeremo o meno il virus? Ormai mi definisco la tranquillologa, perché una bambina su Instagram mi ha chiamato la tranquillologa e l'ho trovata bellissima. Meglio che rassicuratrice, che ha un'assonanza diversa. E dicevi, scusa, non ho sentito la domanda. Sapere la tua opinione a proposito della sconfitta del virus o del contenimento perlomeno dell'epidemia, ce la faremo o non ce la faremo? Allora, io non sono proprio ottimistissima in questo senso, nel senso che non credo a quelli che dicono che il virus sparirà con l'estate, non credo che sia matematicamente possibile avere un vaccino utile a settembre, ma penso che con questo virus dovremo convivere
nella migliorissima delle ipotesi, cioè se veramente riusciremo subito a trovare un vaccino efficace e ci sarà un business model che permetterà di produrne miliardi di dosi da distribuire a tutto il mondo, comunque per 2 o 3 anni, minimo. In questi 2 o 3 anni cosa farà il virus? Come si comporterà? Lo chiedo a Ferrari, ma mi ha già detto che il virus non è che si attenua, che diventa buono nel giro di poche settimane, pochi mesi, quindi forse non accadrà questo. Certamente però, per arrivare al pezzo positivo, pur non facendo previsioni, io mi aspetto che non arriverà più una ondata della violenza di quella che abbiamo ricevuto, non perché il virus diventi più buono, ma perché noi non siamo più così impreparati. Quindi io spero, mi auguro, che davanti a nuovi focolai ci siano delle misure in grado di contenerli, e mi auguro che il potenziamento che c'è stato delle terapie intensive possa diventare permanente, pronto ad accogliere anche nuovi casi che arriveranno durante l'inverno. Ripeto, non si possono fare previsioni, però io, se devo proprio scommettere, più che a una grande ondata uguale a quella che abbiamo avuto, penso che se facciamo tutte le cose come devono, perché questo è naturalmente una variabile, potremo avere dei focolai qua e là che però dobbiamo essere pronti a controllare. Allora non è magari una previsione, più che altro è un auspicio, ma avremo modo di approfondire anche alla luce di quello che succederà nelle prossime settimane, incontrando ancora Roberta Villa e Marco Ferra a ottobre. Speriamo vivamente che sia così, e quindi io direi che possiamo concludere questo primo appuntamento salutando i nostri ospiti, vi ricordo Marco Ferrari e Roberta Villa, e dando appuntamento a tutti voi che seguite per la settimana prossima, giovedì 4 giugno, sempre alle 18.30. Per il dettaglio dell'appuntamento e il programma del resto di questi incontri del Food and Science Festival edizione Delivery, rimando appunto al sito del festival e ai canali social. Grazie ancora Marco, grazie Roberta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie dell'obiettivo. Ciao. Ciao a tutti. E buon aperitivo!